Leonardo Barone qui con noi al Caorle Film Festival. Aver ritrovato Leonardo, perché so che tu ormai sei un veterano del Caorle Film Festival, e quest'anno ritorni con un cortometraggio dal titolo 13 scatti. Intanto te lo chiedo lo stesso, perché è una domanda che faccio diritto: come ti trovi qui con l'organizzazione, con l'evento in generale? Sì, come hai detto te, sono un po' un veterano, questo è il mio terzo anno. E come ogni anno mi sono sempre trovato, mi trovo benissimo. Lo staff è sempre molto accogliente, il festival è sempre organizzato in modo molto professionale e sì, mi sto trovando molto bene anche quest'anno, nonostante le restrizioni del Covid mettono un po' il bastone tra le ruote un po' a tutti, diciamo. Bene, parlaci brevemente di questo 13 scatti. 13 scatti è una storia un po' particolare. È da molto tempo che volevo realizzare un'opera che avesse come soggetto una macchina fotografica, che penso non ne siano state raccontate molto nel mondo del cinema, forse nessuna. E la volevo raccontare in un modo un po' fuori dagli schemi, non convenzionale. Diciamo, è la storia di una donna che sta attraversando un momento un po' particolare, in quanto ha da poco perso la figlia, che ritrova a un certo punto una vecchia macchina fotografica dentro un antico museo, che è in grado di fare cose magiche. E diciamo, mi sono ispirato moltissimo agli horror degli anni 80, tipo per esempio Christine, la macchina infernale, che avrai sicuramente visto. Sì, assolutamente, sì, 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 sì. Cioè, in questi film succedeva molto spesso che una persona che stava attraversando un momento un po' particolare ritrovasse un oggetto che in quel momento la faceva stare bene, gli svoltava la vita. All'inizio si pensava in meglio, ma poi alla fine in peggio, perché è un oggetto demoniaco e quindi il protagonista ne viene sempre più assorbito. Ma ti faccio una domanda, Leonardo, ma la voglia di raccontare questo tipo di storia, questo tipo di corto, proprio la macchina fotografica, perché questa voglia? Ma non lo so, nasce dall'idea di fare un qualcosa di originale. Sì, diciamo che hai semplicemente ricercato un po' di originalità, originale è quella parola lì che sì, adesso non mi verrà sì. mai, nel tuo racconto. Questo è un po' lo scopo per cui l'hai fatto. Sì, esatto, poi alla fine non ci sono messaggi nascosti, solo una voglia di raccontare, utilizzando un oggetto poco battuto, chiamiamolo così. Esatto. Un'ultima domanda, Leonardo. Che cosa ti ha divertito di più fare mentre realizzavi questo cortometraggio? Cioè, la cosa proprio che hai detto divertente. Mi sono proprio divertito nel farlo, perché comunque lo si sa, quando si lavora su un prodotto è abbastanza, c'è pressione, c'è stress, hai mille cose a cui pensare, quindi... Però vorrei ricercare quel momento divertente che hai vissuto nel realizzarlo. Ma sui miei set si respira sempre un'aria molto gioiosa, bisogna sempre divertirsi, quindi diciamo ci si diverte sempre abbastanza spesso. Il momento più divertente è quando, perché siccome nel film ci sono un sacco di effetti speciali, il momento più divertente stava sicuramente lavorare con il green screen. Quindi questa voglia di utilizzare il green screen per realizzare questo cortometraggio. Senti, Leonardo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi anche quest'anno e speriamo di averti anche il prossimo al Caorle Film Festival. Speriamo, grazie a voi. Grazie a te.